Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Eccoci nuovamente nel nostro angolo Studio Basic, lo spazio dedicato alla ricerca di materiale audio economicamente interessante, ma che non risulti troppo scadente da non poter essere effettivamente utilizzato. Le cuffie sono importanti quanto gli ascolti, per diversi motivi, primo di tutti quello di educare l'orecchio all'ascolto per studiare, per capire, per imparare e quindi evitare strumenti che suonano male, dandoci solo una pallida immagine di quello che stiamo ascoltando. Non affrontiamo ora il discorso mix in cuffia perché ne farò un video apposito più ampio e dettagliato, ma rimaniamo legati alla scelta delle cuffie adatte al recording casalingo. In questo caso ci occorrono cuffie con caratteristiche ben precise. Oltre alla qualità di ascolto, quindi, la qualità del suono vero e proprio. In fase di recording ci occorre una tipologia di cuffie che abbiano un isolamento eccellente, normalmente chiamate cuffie chiuse, per evitare quindi che la base o il click ritornino all'interno del microfono quando stiamo registrando. In questo caso è infatti importante sacrificare un po' la qualità a discapito della utilità. Altro fatto importante in fase di recording è la comodità della cuffia, non deve quindi distrarci, essere scomoda o pesante, ma il più possibile efficace al nostro scopo. Ho provato varie cuffie cercando di rimanere in un budget limit di 70-80 euro. Scendere al di sotto è stato un po' faticoso, visto che comunque il compromesso fosse tra sound, comodità ed isolamento. Anche la Presonus stessa produce un modello più economico, le HD7, ma mi risultano meno performanti e cariche sui medi. Per qualità di suono continuo a preferire le Sony MDR 7506, ma meno isolanti delle HD9. In studio attualmente utilizzo le Beyer Dynamics DT990 Pro e le Sony MDR 7509 HD, ormai fuori produzione, ma ci stiamo muovendo su budget oltre i 200 euro. Ritornando al nostro scopo, le Presonus HD9 hanno una vestibilità eccellente, comode e leggere, isolano ed avvolgono perfettamente il padiglione auricolare, mantenendo comunque un aspetto metal. Il materiale di costruzione non è scadente, anzi supporta e sopporta bene gli stress del lavoro in studio. Il sound in sé è scuro rispetto ad un ascolto pro, ma è possibile equalizzare un po' l'uscita cuffia per migliorarne l'efficienza. In questo modo è un'eccellente cuffia per il recording. Si riesce a registrare voci molto lievi e sussurrate, perfetta per il recording di strumenti acustici, testata con successo anche con un violinista che era abituato alle classiche HG. Nella scatola troviamo anche un adattatore per il connettore jack. Il cavo è lungo 2 metri circa. La parte a contatto con la testa superiore è coperta da un cuscinetto molto morbido, come anche quello dei padiglioni auricolari, quindi ripeto, la vestibilità è eccellente. Spero che questo test vi sia stato utile e vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!